Una società denominata Team Ambiente, una società per azioni, ha effettuato per 2 anni lo stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a Nichelino senza autorizzazione. Si parla di 2.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Il comitato chiede la sospensione dell'autorizzazione a questa società fino a quando non si accerteranno le responsabilità penali e inoltre anche gli eventuali danni ambientali causati al nostro territorio. Speriamo di poter discutere, soprattutto adesso andando a consegnare le 1.000 firme raccolte, sia consegnandole al Presidente che quindi alla Giunta che al Consiglio, che ci possa essere un iter almeno di discussione pubblica su questo tema. Contenente 1.000 firme, più di 1.000 firme raccolte in 10 giorni. Occhio, perché anche le firme sono pericolose. Tossiche, ci sono firme tossiche, più che non prima tossiche. Apriamo, facciamo vedere. Ce ne sono un po'. Prima di parlare di questa mozione, mi corre l'obbligo di ringraziare i capigruppo di questo consiglio che hanno sottoscritto la stessa. E oltre a sottoscriverla hanno anche consentito che si discutesse con urgenza, perché è programmata una conferenza di servizi che prevede il rilascio dell'autorizzazione per questa azienda in data 25 oggi, cioè domani. La conferenza di servizio potrà valutare solamente vizi di forma, quindi sostanziali e formali, e non potrà prendere in considerazione appunto l'attività portata avanti per diverso tempo dall'azienda pur non avendo le autorizzazioni necessarie. È questo che sta dicendo? La legge da questo punto di vista è chiara nel definire quali sono i requisiti che deve avere un soggetto proponente. In questo caso esistono questi requisiti, l'avvio di un procedimento, come comunque c'è stato, non è fatto sufficiente per dire che non esistano i presupposti soggettivi. Evidentemente la legge poi dice anche che cosa succede nel momento in cui la magistratura dovesse accertare delle responsabilità in capo all'azienda tali da chiudere la fase dibattimentale con un rinvio a giudizio e poi con una sentenza eventualmente negativa. Nell'impossibilità che la politica possa sospendere un iter autorizzativo, come dicevo prima, noi nella mozione chiediamo che l'ufficio, il servizio di tutela ambientale della provincia si occupi di effettuare dei controlli mensilmente presso questa azienda e di relazionare all'ente comune attraverso un verbale quello che appunto verifica attraverso questi controlli. In questo modo la politica dà un indirizzo a quelli che sono gli uffici al fine di garantire la tutela della sanità appunto su quel territorio.